Fu adunque Jacopo, di maestro Piero di Filippo della Quercia scultore, il primo, dopo Andrea Pisano, che operando nella scultura con maggior studio e diligenza, cominciasse a mostrare che si poteva appressare la natura, ed il primo che desse animo e speranza agli altri di poterla in un certo modo pareggiare. Con queste parole, Giorgio Vasari apre nell'edizione del 1568 delle Vite la biografia di Jacopo della Quercia, il grande scultore senese, nato attorno al 1374 e morto nel 1438, figura chiave della cultura figurativa del Quattrocento negli anni del passaggio dal Gotico al Rinascimento. A Ferrara, presso il Museo della Cattedrale, è conservata la prima opera databile con certezza di questo artista, la Madonna della Melagrana, considerata dagli storici un'opera fondamentale per le sorti della scultura del Quattrocento, eseguita poco prima di un altro suo celebre capolavoro, il monumento funebre di Ilaria del Carretto. Saldata allo scultore e al suo garante, Tommasino da Baiso, nel giugno del 1408, la Madonna della Melagrana fu commissionata dagli esecutori testamentari di Virgilio Silvestri, camerlengo del marchese Niccolò III d'Este, il 19 settembre del 1403 e collocata, 3 anni dopo, nella cappella di famiglia lungo il fianco sinistro dell'antico Duomo. Sin dal suo apparire, questo grandioso blocco di marmo di circa 14 quintali diventa un punto di riferimento nella vita artistica e religiosa della cattedrale estense. Lo testimoniano i documenti quattrocenteschi relativi al corredo liturgico con cui l'opera veniva addobbata durante le visite pastorali, oppure le affettuose definizioni coniate nel corso del Settecento di Madonna Bianca o di Madonna del Pane, quest'ultima nata dall'erronea identificazione del rotolo della legge che il bambino stringe nella manina con la caratteristica forma del pane ferrarese. L'opera abbandona la sua collocazione originaria tra il 1712 ed il 1727, allorché la cattedrale ferrarese è oggetto del massiccio restauro che le ha conferito la conformazione attuale. Da questo momento la scultura trova dimora nella sagrestia capitolare, all'interno di una nicchia. Qui resta fino al 1929, quando confluisce nel primo allestimento del neocostituito Museo della Cattedrale, esposto al fianco di altri capolavori come le ante d'organo di Cosmettura che documentano la storia del maggior tempio sacro estense. Con il trasferimento nella nuova sede del museo, nell'ex chiesa di San Romano, alla fine del 2000, la Madonna della Melagrana ha trovato una nuova collocazione. Questa, se da un lato ha consentito una migliore tutela ed una più agevole fruizione, dall'altro ha evidenziato i problemi conservativi che alteravano la lettura di questo straordinario capolavoro. La statua presentava infatti diverse condizioni alterative visibili ad occhio nudo. L'intera superficie era ricoperta da una patina verdastra, mentre in altre aree si osservava la presenza di altre pellicole, depositi ed imbrunimenti. Destavano preoccupazione, inoltre, alcune microfratture presenti sul basamento della scultura e sulla parte frontale del manto della Vergine, nonché una più ampia lesione all'altezza del polso della mano destra. Come prassi per il Museo della Cattedrale, sono state così promosse delle indagini diagnostiche finalizzate ad approfondire la composizione delle alterazioni e a definire l'opportunità o meno di intervenire per rimuoverle. Anche in questa occasione, come già accaduto per il restauro delle Formelle dei Mesi nel 2003-2004, il museo ha potuto contare sulla insostituibile collaborazione del Laboratorio di Analisi della Sovrintendenza al Patrimonio Storico e Artistico di Bologna, in modo particolare di Daniela Pin, che ha curato le operazioni di studio ed indagine. Le prime esplorazioni, di natura puramente visiva, hanno evidenziato, oltre alle differenti alterazioni morfologiche della superficie, anche la presenza di alcune abrasioni dovute ad azioni di sfregamento condotte in occasione di interventi eseguiti in passato.
Sulla corona della Madonna e sui capelli del bambino è stata in questa occasione confermata la presenza di vaste zone di doratura. Sono seguite le operazioni di prelievo di alcuni campioni raccolti in punti strategici della superficie della statua, successivamente analizzate in laboratorio. Le indagini sono state estese alle tracce di doratura presenti sulla corona della Vergine, visibilmente dello stesso tipo di quelle presenti sui capelli del bambino. Sin dai primi risultati si è evidenziato che, pur differendo nella forma e nel colore, i campioni provenienti dalle patine e dalle pellicole possiedono caratteristiche chimiche e biologiche assai simili, trattandosi infatti di pellicole d'ossalato. Tali pellicole, di colore variabile dal giallo al bruno fino al nero, sono il risultato finale di trasformazioni di sostanze organiche apposte sul marmo per finalità di natura estetica o protettiva. L'analisi tramite FTIR ha inoltre rilevato la presenza di gesso, legata a fenomeni di alterazione dei substrati lapidei a contatto con gli inquinanti atmosferici, e di nitrati di calcio, probabilmente dovuti alla contiguità dell'opera a pareti con efflorescenze saline. La conferma che la maggior parte delle alterazioni erano causate dalla degenerazione dei materiali impiegati in passati interventi di restauro si è avuta dalla presenza in alcuni campioni di sostanze organiche di natura oleosa, come dimostra la sezione trasversale di tali campioni. La doratura è apparsa costituita da foglia d'oro apposta su una preparazione simile al bolo. Sopra la foglia d'oro era presente uno strato di deposito, composto da particellato atmosferico e da gesso, che nascondeva in molte aree della corona la doratura originale. I risultati delle indagini hanno pertanto definitivamente chiarito la natura delle patine e degli inscurimenti che affliggevano la statua, suggerendo l'opportunità di effettuare una mirata pulitura che, attraverso la rimozione dello sporco e la preservazione delle dorature antiche, riportasse l'opera ad una migliore leggibilità. L'intervento è stato finanziato dalla Vernice Progetti Culturali di Siena, organizzatrice della mostra Da Jacopo della Quercia a Donatello, Le arti a Siena nel primo Rinascimento, che ospiterà la scultura dal 26 marzo all'11 luglio del 2010. La direzione lavori è stata invece curata dalla direzione del Museo della Cattedrale e dalla Sovrintendenza al Patrimonio Storico e Artistico di Bologna, mentre il restauro è stato affidato a Fabio Bevilacqua della CRC Restauri di Bologna, già in passato attivo sui capolavori del museo, ad esempio nel restauro delle Formelle dei Mesi. In base allo stato conservativo della scultura e alle risultanze delle indagini conoscitive scientifiche, l'intervento di restauro ha perseguito fondamentalmente un percorso di tipo manutentivo. Essenzialmente la pulitura è stato il percorso principale che si è eseguito direttamente sulle superfici del manufatto. Pulire vuol dire fondamentalmente togliere, asportare, eliminare delle cose. Le cose che indubbiamente sono state eliminate sono stati i depositi e le sedimentazioni che col tempo sul manufatto sono in qualche modo adese. I saggi di pulitura preliminari hanno dato da subito esiti assai confortanti. Le prime fasi dei lavori hanno visto il restauratore impegnato nelle preliminari operazioni di asportazione della polvere e dei depositi superficiali tramite pennelli e specilli. A queste è seguita la prima fase della pulitura, caratterizzata dall'applicazione sulla superficie della scultura di foglie di carta giapponese imbevuta d'acqua, al fine di ammorbidire le sedimentazioni superficiali nelle parti interessate. Sulle patine e sulle pellicole scure è stata in seguito applicata, sempre con l'ausilio di carta giapponese, una soluzione alcalina pH 5/6 di trietanolamina al 2,5% in acqua, lasciata agire sulle parti interessate dai 5 ai 10 minuti. Asportata la carta giapponese, il deposito disciolto è stato rimosso con cotone ed acqua. La maggior parte della scultura è stata pulita seguendo questa metodologia e operando area per area. In alcune zone, come i sottosquadri delle pieghe delle vesti della Vergine, la soluzione alcalina è stata addizionata con carbossimmetilcellulosa per favorire l'aderenza del solvente alla superficie interessata.
Alcune zone ben definite, come il volto e il busto del bambino, presentavano però patine e sedimentazioni più adese e spesse. In questi casi si è agito applicando un'ulteriore soluzione di tipo alcalino di EDTA al 2,5% di soluzione acquosa. Queste operazioni hanno permesso di riportare alla luce non poche tracce di un'antica coloritura. Il fatto di rimuovere i depositi e le parti adese della superficie invece ci ha riportato tantissime informazioni, quindi queste tracce di coloritura sono presenti e molto estese su larga parte, specialmente del manto, ma non solo, quindi anche sul viso del bambino e anche della Madonna abbiamo riscontrato delle altre tracce cromatiche. I colori ritrovati sulla scultura sono caratterizzati da tre pigmenti: una terra verde addizionata con biacca di piombo sul manto della Madonna, alcuni frammenti di colore rosa sul volto del bambino e sul viso della Madonna e alcuni frammenti azzurri. La preparazione di tali coloriture ha causato in parte alcuni assorbimenti, creando sul marmo alcune alterazioni di tipo cromatico. Così come per il volto del bambino. Tale coloritura, a quanto pare, ha interessato l'intera scultura e deve essere stata rimossa prima del Settecento, quando l'opera è definita dalle fonti Madonna Bianca. I dati a disposizione, come ad esempio la circostanza che al pittore Michele Dell'Icarri, impegnato nel 1407 a decorare la Cappella Silvestri, venga raccomandato di non colorare la Madonna, porta a credere che tale intervento sia stato eseguito qualche tempo dopo queste date. Completata la pulitura, si è passati al consolidamento delle microfratture nella parte bassa della scultura e soprattutto alla vera e propria rottura presente all'altezza del polso destro della Madonna. Al fine di stabilizzarla, si è proceduto dapprima con la rimozione dell'elemento fratturato, agendo sulla frattura stessa e sul foro presente nel palmo della mano, praticato in passato al fine di far colare il piombo necessario a fissare la mano stessa sul perno metallico impiantato nella coscia destra della Vergine. Qui il restauratore ha operato con un piccolo trapano per rimuovere il piombo, eliminando così il fermo, per poi agire sulla frattura con delle piccole biette di legno, rimuovendo il blocco costituito dalla mano e dalla melagrana. Si è così potuto riscontrare che un primo incollaggio del blocco era stato effettuato con mastici a base di colofonia e che tale intervento è da ritenersi senz'altro antico. Rimossi i residui dei collanti nella parte bassa del blocco di marmo, il perno, giudicato ancora in grado di assolvere la sua funzione, è stato trattato con una sostanza fosfatante. Ripulito quest'ultimo, la mano è stata riposizionata e incollata con l'ausilio di un mastice poliestere. Al fine di nascondere la frattura, sono state infine eseguite delle attente operazioni di stuccatura a base di polvere di marmo microcristallino a 2 grammometrie e una resina acrilica, completate con ritocco pittorico. Un supplemento di riflessione è stato dedicato all'iscrizione sul basamento, scolpita probabilmente in età ottocentesca sulla base dell'unico documento al tempo conosciuto, quello relativo alla data del saldo del lavoro nel 1408. Il problema era rappresentato dall'antiestetico lucido colore nero che rimarcava l'iscrizione. Sulla base delle ricerche d'archivio condotte sui fondi fotografici ferraresi, ci si è resi conto che tale colore è frutto di un intervento alquanto recente, posteriore agli anni 70 del Novecento. Alla luce di ciò, la direzione lavori ha optato per la sua totale rimozione, lasciando le lettere incise libere da colori o altri appesantimenti. Terminata la pulitura, l'ultima fase dell'intervento è stata dedicata all'applicazione nelle zone più spatinate di un leggero strato di cera microcristallina al fine di recuperare in queste aree il tono lucido della levigatura che la maggior parte della scultura possiede. Liberata dall'inscurimento che ne offuscava la bellezza, la Madonna della Melagrana torna così a risplendere. La scultura reca tutti i segni del tempo passato e della sua storia conservativa, ma la rimozione delle patine consente ora di apprezzarne al meglio le straordinarie qualità.
prima fra tutte il miracoloso equilibrio tra monumentalità e leggiadria raggiunta da Jacopo della Quercia, capace di animare questa massa compatta con le forme fluenti dei gesti, con le ombre profonde del manto della Vergine e con i vibranti passaggi di luce sulla superficie lucida come quella di una pietra preziosa. Colpiscono ora, ancor più che in passato, la perizia tecnica in brani di straordinaria verità, come la mano della Vergine che regge la melagrana, come la fluente acconciatura della Vergine stessa e perfino il fiocco annodato della veste, veri e propri tributi alla cultura figurativa gotica, mentre il panneggio, con il suo fluire ampio e morbidissimo, pare anticipare esiti naturalistici che solo il Rinascimento introdurrà nella scultura dell'epoca. Conferma ulteriore della grandezza di quest'opera e del suo autore, Jacopo della Quercia, un artista, come ha scritto Luciano Bellosi, di dimensioni internazionali, né soltanto gotico, né già rinascimentale, ancora profondamente medievale, ma capace di intuizioni che scavalcano tutto il Quattrocento.